Oggi ti racconto del film 50 sfumature di nero, la versione cinematografica di un grande bestseller. A molti questi film non piacciono perché è molto difficile portare un libro in un film, ma a me piace trovare qualcosa di interessante in ogni film. E a un certo punto, quando Anastasia dice al fidanzato Christian Grey che gli vuole restituire l'assegno di $24.000 che lui gli ha dato per la sua automobile, lui risponde: "Non ti preoccupare, guadagno $24.000 ogni 15 minuti. Beh, facendo due conti, sono circa $100.000 ogni ora. 2 milioni e 4 al giorno, 1 miliardo all'anno, $1 miliardo. Ok, sono cifre fuori dalla portata per la maggior parte delle persone. Dalle classifiche di Forbes sappiamo che sono poche decine i miliardari nel mondo. Non esattamente un risultato tipico. Ma la cosa interessante è il modo di ragionare. Quale testa devi avere per fare $1 miliardo all'anno? Quali standard devi avere per pensare così in grande? Io ho tanti amici a cui i soldi non mancano. E quando uno di questi miei amici mi racconta che per andare a St. Moritz, che fai? Non prendi il jet? Beh, lo devo ammettere, il jet mi manca. E quando cerchi online la casa dei tuoi sogni, e nel mio caso è una grande casa su un grattacielo tutto a vetri, magari sulla spiaggia, e cerchi gli annunci immobiliari online e vedi che costano $5.000 al metro quadro, che più o meno è il prezzo di Roma, quindi una cifra a cui sono già abituato, ma poi ti accorgi che non è $5.000 al metro quadro, ma $5.000 al piede quadro. E facendo i conti ti accorgi che in un metro quadro c'entrano una decina di piedi? Beh, allora ti accorgi che con $5.000 compri una mattonella e che il prezzo reale di quell'immobile è di $50.000 al metro quadro. 50.000! Allora sì che il tuo modo di pensare diventa più grande e ti rendi conto che non esiste uno standard. Se oggi guadagni 1.000 euro al mese, è già difficile pensare di guadagnarne 10.000. Ma se ne guadagni 10.000, sarà difficile pensare a 100.000 euro al mese. E se ne guadagni 100.000, beh, sappi che nel mondo c'è qualcuno che fa 1 milione al mese, o 10 milioni al mese, o 100 milioni al mese. Chiedi a Bill Gates quanto guadagni, chiedi a Mark Zuckerberg quanto guadagna. Quindi l'obiettivo non è andare a cercare cose fuori dalla tua portata, ma un gradino alla volta far diventare la nostra testa sempre più grande per rendere possibile quell'abbondanza che oggi il mondo ci offre e cogliere quelle opportunità che ci permettono di raccogliere questa abbondanza. E adesso, se ti va, scrivi qui sotto nei commenti qualcosa di veramente grande che ti è capitato nella vita, qualcosa al di fuori della tua portata, al punto che sei rimasto scioccato quando l'hai visto o quando hai sentito quei numeri, perché può essere utile per tutti noi condividere queste cose, perché così alziamo gli standard tutti insieme e nessuno rimane indietro.